Barbara Palombelli conduttrice del GF NIP? Non ne so niente, forse non si farà neppure. Sarà Barbara Palombelli la conduttrice del GF NIP, la versione classica del Grande Fratello senza concorrenti famosi che dovrebbe tornare su Canale 5? Il suo nome è emerso nei giorni scorsi ed è balzato immediatamente nei trend. Ora, è però proprio la conduttrice 64enne a smentire tutto. Anzi, non è neppure detto che il reality, effettivamente partirà. Da mesi girano indiscrezioni varie sul programma, che hanno fatto anche i nomi di Belen Rodriguez e Anna Safroncì come possibili conduttrici. La smentita di Barbara Palombelli. Era stato il settimanale Sky a far girare la voce di un Grande Fratello condotto dalla Palombelli. In una dichiarazione su Facebook riportata dal sito gossip.it, la moglie di Francesco Rutelli ha spento le speranze dei suoi fan che l'avrebbero voluta vedere in prima serata. Fra mille candidature gira anche quella mia come conduttrice del GF e io non ne so niente, sto benissimo a Forum e in azienda dicono che non sanno neppure se faranno un'altra edizione in primavera. Grazie a tutti quelli che hanno scritto o detto cose carine in questa occasione, mi basta il record televisivo nazionale, 21 ore settimanale. Il Grande Fratello si farà? Le parole della Palombelli mettono in dubbio l'effettiva messa in onda del GF, che teoricamente dovrebbe partire subito dopo l'Isola dei Famosi. L'ultima puntata di quest'ultimo programma è previsto per il 10 aprile 2018, salvo slittamenti. Considerando che solitamente Temptation Island inizia a giugno e che per quest'anno è prevista anche la presenza di una versione VIP di quest'ultimo programma, l'eventuale ritorno del GF rischia di essere ridotto a poche puntate. Insomma, la stagione del reality permanente su Canale 5 di cui parlava mesi fa Pier Silvio Berlusconi pare davvero essere un po' troppo affollata. Il record con Forum. Il record televisivo nazionale di 21 ore alla settimana di cui parla Barbara Palombelli è riferito alla sua presenza sul piccolo schermo, appunto grazie a Forum. Dietro di lei, troviamo Francesca Fialdini e Marco Liorni con 14,5 ore a settimana con La Vita in Diretta. Soltanto terza è la regina Maria De Filippi, con 14 ore.